Tacca. Ciao, benvenuti in questa lezione. La vedete? È un interval aerobic training denominata free aerobic in mountain. Perché free aerobic in mountain? Perché è una lezione che dovremmo cercare di mantenerla tutta sul regime aerobico, quindi soglia aerobica, sensazioni respiratorie controllate. E ci saranno il primo, come vedete, il primo picco, il primo momento è un riscaldamento, è l'unico momento che avremo in agilità, poi tutti gli altri 5 blocchi di lavoro, eccolo che incomincia il mio PC, tutti gli altri 5 blocchi di lavoro saranno in montagna. La particolarità di queste montagne è che una volta stabilita la tecnica dovrete gestire voi questa tecnica in modo da rimanere a sul regime aerobico, ok? Quindi io vi do degli input, ma gestitevi voi i blocchi, ok? Metà tempo circa per raggiungere la soglia, metà per mantenerla, ma gestitevi voi, ok? Molto free, è molto libera questa lezione. Non sarà facile, però è gestibile, ok? Anche perché lavorate in montagna, quindi dobbiamo cercare di stabilire bene le tecniche per portare a termine questa lezione aerobica. E io non direi altro, se non altro mi devo aprire il programma. Partiamo, cosa dite? Allora, adesso partiamo. Musiche proprio belle, emozionali, particolari, sensibili. Partiamo? 3, 2, 1. Ok. Allora, partiamo dal nostro puntile, della nostra nave da crociera. No? Con i gabbiani che danno questo senso di libertà. È una lezione libera. Libera. No? Ci proviamo. Ci proviamo. Ci siete? Scusate che cambio la spugnetta perché sennò... Buona pedalata! Muovi le gambe. Siete già entrati nell'ambiente? Vediamo quello che viene fuori. Ritmo e facile movimento e come va? Ok, allora per quello non mi rispondevate, stavo parlando da un quarto d'ora, ma perché non mi rispondo? Gabbiani, portatemi via. Ok, abbiamo tutti gli elementi per fare una lezione particolarmente energica. Siamo tutti leoni. Io sono un leone da tastiera. Allora, mettiamo un po' di resistenza, giusto per fare nostra Elisa, ok? Siamo in riscaldamento. Siamo entrati nell'ambiente? Ok, sì. E ritmo. E. Riscaldamento agile e poi si dà di resistenza, ok? Però è una resistenza particolare. Sì.
siete pronti a fare dei jump da 8 tempi? Se non siete pronti non li fate, ok? No? Facili facili. Jump. 8 tempi. Facile facile, se vedi che chi il cuore schizza troppo, lascia perdere un po', ok? Free. Sì. Se riesci a tenerli leggeri. Sì. Sì. Wow. Sì. Sì. Ok, resto qua. Resto qua. Com'è andata? Ok, posso consolidare un po'. Abbiamo dato una spinta al nostro cuore in avanti. Adesso diamo un po' di resistenza e lavoriamo nuovamente ad intervalli aerobico, ok? Sentiti libero. Ah. Sì. Come state? Ah. Un po' di resistenza nelle gambe. Sì. Giusto per sentire la musica, ok? Preparati di jump. Semplici, gestibili, ok? Ah. Sì. Elisa arriva in Sicilia, va bene? Siete pronti? Sempre a tuo tempi, ok, free, se non ti... è una proposta, se non ti va bene la cambi, ok? È una lezione free questa. Come questi gabbiani che volano intorno a me. Jump! Hey. Leggero. La giusta resistenza. Hey. Per renderla semplice. Ok, vedi che abbiamo rallentato. Se puoi stringi un po' per sentire il ritmo delle gambe. Sì. Sì. Vai, vai, vai. Un po' di resistenza che serve per farmi mantenere il controllo del ritmo. Pronti a un running, eh? Leggero, controllato. Ci proviamo. Facile, facile. Vai. Ah. Leggero. Sì, 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 rendilo leggero. Come il volo di questi gabbiani. Leggero. Passa il tempo e resto leggero. Mm? 30 secondi. Mantieni nel semplice. Sì. Sì. Vai. Siedo. Non ci siamo mai dedicati. Ah. Dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Ah. Non ci siamo mai detti le parole. Non ci siamo mai detti le parole, eh? Giuste. Neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane. Fatto piccolo running, va bene? Siete. Poi andiamo avanti con il nostro riscaldamento agile. Aerobico, eh? Mi raccomando, liberi di scegliere. Andiamoci insieme al ritornello, eh? Facile facile. Sì, facile. Sì. Leggero. Siedo. Non ci siamo mai visti per davvero, eh. Ah. Non ci siamo mai presi per davvero in giro.
come sta andando? Ci stiamo scaldando? Ma può essere che io sto già sudando? Allora, andiamo avanti. Ultimo brano in agilità, ok? Poi resettiamo e cominciamo con i nostri picchi, 5 picchi in montagna, 5 obiettivi di intervallo, ok? Jump, sempre a tuo tempi, ok? Sempre facile, ci proviamo, ok? Mi raccomando, fermati dove il cuore incomincia a sforare nella parte anaerobica, ok? Libero di scegliere quando saltarli, sì. 8 tempi, contali, falli, semplici, sì, agili. Vai, sì. Continua. Sì. Già. Allora io non mi fermerò, devi fermarti tu e mantenerlo aerobico, ok? Devi tu capire quando stai andando oltre. Libero di scegliere. Sì. Se riesci a controllare il gesto, puoi andare avanti. Sì. Bilancia. Bilancia il peso della testa. Non appesantire i polsi, eh? Sì, vai. Un po' di resistenza può darti una mano a mantenersi leggero. Sì. Ancora. Free, jumping. Sì, sì. Wow. Avanti, dai. Fermati tu quando senti di non riuscire ad avere più il controllo della postura. 5, 6, 7, sì. Siete ancora? Sì, sì. 5, 6, 7, facci. Sì. E controllo della postura, della tecnica. Sì, sì. Bene così, lavoraci. Pulizia. Pulizia. È un volo, è un volo. No pesante. Sì. Sì. Ok, libero. Come va? Siamo pronti? Ok, allora, liberi di scegliere. Adesso riportiamo il cuore al 65%. Attenzione a non scendere troppo, eh? Abbiamo fatto un riscaldamento, no? Hai libertà nella scelta di mantenere questo 65%, o un'agilità, piccoli jump, oppure ti metti con un po' di resistenza pronto a ripartire. Primo obiettivo. Lo faremo seduti inizialmente, poi partiremo con un running e ce lo gestiremo nel tempo. Con l'obiettivo, eccolo qua, con l'obiettivo di non perdere, di non perdere questa sensazione di controllo aerobico del mio cuore, ok? Nel mio allenamento.
I. Ritmo. Pronti a ripartire? I. Mi raccomando, si sale subito, quindi ti consiglio di preparare un po' la resistenza. Primo intervallo. Primo intervallo. I. Sentila qua. 3G. Vai. 3G. E. Vai. 3G. Prova. Metti resistenza. Sì. Provala. Sì. Pronti? Sei pronto ad andare in running? Ok, running mountain? Sì, facile. Sì. Allora, mi raccomando, libero di scegliere. E mi raccomando, da adesso in poi hai una libertà di scelta. 3 minuti e 45. Obiettivo rimanere sul regime aerobico. E spingiti con la resistenza pian pianino in una sensazione come ti porta su quella soglia e poi la mantieni. Dai. È possibile. E allora la giusta resistenza, ok? Semisalita. Fascia addominale contratta. Sì, provaci. Butti sulla musica. Leggero. Tutti presenti? Easy. Free aerobic. Vai. Mantieniti libero. Sì. Minuti. Dai. Stiamo arrivando alla fine del blocco. Mi raccomando, non troppo lontano da quella soglia aerobica. Ti metti lì vicino con un po' di resistenza. Sì. Un minuto. Sì. Facile. Bello libero.
che ci siamo. Sì. Rientro. Ok. Libero. Allora, attenzione. Attenzione. Perché è un recupero. Però ci dobbiamo mantenere lì pronti a ripartire. Com'è andata? È così circa. Purtroppo ogni tanto mi tocca mollare un po' per evitare di andare oltre, però resto lì. 5 minuti di lavoro. Ritorno leggero. A farmi accarezzare dal volo di questi gabbiani. Sì, e mi fate un cenno, tutto ok? Mi raccomando, qua libero di scegliere se mantenere un 65% da seduto oppure andare a ricercare con leggerezza un 65% più dinamico. E allora la stabilità devi ottenerla con la resistenza. Ti consiglio, man mano che ci avviciniamo, di mettere un po' di resistenza. E secondo intervallo in montagna. Lo facciamo? Ma sì, sempre liberi, eh. Ci portiamo verso la soglia aerobica, poi ci sentiamo liberi di scegliere come mantenerla. Proviamoci, eh? Scende il giubbetto. Fate scenderlo troppo, eh? Fate scenderlo troppo. E e e eccolo qua. Stringi. Siete pronti? Secondo obiettivo, lo costruisci da seduto, poi andiamo in jumping mountain. Libero di scegliere dove, fin dove arrivare. E siamo pronti? Occhio, tempi. Questo è il consiglio, vedete voi. Ok? Carica nelle gambe. Poi comincia a fare questi jumping mountain. Fusi nella musica, ti portano in soglia e poi la gestisci, ok? Fino alla fine dell'intervallo, 5 minuti. 5, 6, 7, ora. Ok? Sono tuoi, decidi tu. Entra dentro il ritmo, qui. Ti consiglio di andare a aumentare la resistenza per dare stabilità alla postura. Poi in caso se raggiungiamo il limite andiamo a giocare, liberando un po' di resistenza. E 5, 6, 7, conta lì. Conta lì. Sì, 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 sì. Vai. Se devi recuperare un po', la vedi tu, ok? Se devi saltarne qualcuno. L'obiettivo è mantenere questo allenamento aerobico, ma avvicinarci pian pianino nel suo limite. Sì, sì. Sì. Ti avvicini pian pianino.
Attenzione, se il tempo ti comincia a far affaticare insieme alla tecnica, trova un sistema per riprendere il controllo. Ok, rimani qua. Allora, chiudo un po', giusto per stabilizzare. Continuo con i miei jumping, ok? Jumping mountain, ok? Quando vuoi, riparti con i jumping, ok? 8 tempi, se non ti garba, riducilo a 4. Yeah. Sì. Prendi la melodia, andiamo avanti. L'obiettivo è non superare questa soglia aerobica. Yeah. Jump. 2 minuti. Devi semplicemente mantenerti in questa quota che hai costruito. Libero di scegliere come farlo. Io ti ho consigliato 8 tempi in jumping mountain, ma vedi tu, libero di scegliere. Yeah. Sì, così, mi raccomando, mantieni il controllo. Non irrigidirti, non affaticare polsi, spalle e schiena. Yeah. Rimani leggero. Potenza solo dove occorre. Nei quattrocicliti. Già. Yeah. Se riesci, porta avanti. Questa tecnica, non superare la soglia aerobica. Sì, onde, onde. Yeah. Rimani quota. Sì. Sì, lavora la tecnica, lavora la tecnica di jumping mountain. Yeah. 8 battute musicali. Yeah. Ultimo. Rientro, libero. Più sono allenato, più dovrò mettere subito il controllo nel mio recupero. Ok? 65%, non andare troppo giù. Dov'è la mia acqua? Ok? Dite ok? Me l'ho fatto un cenno? Casa, nelle varie zone d'Italia? No, perché stiamo coprendo tutta l'Italia qua, eh? Ve ne siete accorti? Nord, sud, ovest, est. Sì. Allora, o ti metti lì con un po' di resistenza e fai compagnia ai tuoi gabbiani, o ti metti lì in agilità, leggero, in qualche piccolo momento per mantenere questo 65%. Facile. Pronto a ripartire. Sì, pronto al terzo intervallo. Oh, sì. Decidi tu come rimanere sul pezzo. Oh. Oh. Bene. Come sta procedendo?
siamo pronti al terzo intervallo e andiamo nel bosco, va bene? Nel terzo intervallo andiamo nel bosco. Allora ti consiglio di mettere un po' di resistenza. Via. Via. Yeah. Yeah. Pronti. Stringo. Allora, sempre libero di scegliere. Metti resistenza, prepara e poi andiamo in free standing mountain, montagna in piedi, ok? Metti resistenza, devi sentirti libero di gestire questa intensità che sale, come meglio credi. Yeah. Yeah. Cavalca questo momento, vai. Cerco di mettere insieme intensità, resistenza, bilancio, destra e sinistra e vado avanti. Finché raggiungo la soglia aerobica, poi la gestisco. E ti consiglio di andare a mettere un po' di resistenza e cominciare a giocare con questa sensazione di spinta e trazione. Tra destra e sinistra. E. Mi raccomando, scarica il collo, arretra il bacino, spingi meglio. Via. Come va? Ok. No. Prendi l'emozione, giocaci. Sì. Vai, è aerobica. Mi raccomando. Sei riuscito a fare tu il ritmo? Mi raccomando. No tensione sulla schiena, sul collo. No? Pian pianino ti porti in soglia. Abbiamo ancora metà. Abbiamo 2 minuti e 46. No? 50 secondi per raggiungere la soglia aerobica. Yeah! Dai, 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 accorci le distanze con un po' di resistenza. Quando ti avvicini, dovrai incominciare a calibrare l'equilibrio. Via. Vai, 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 vai. Via. Sì, dassela. Ce l'hai? Aerobic training. Sì, stabilità nel tuo bacino, con la resistenza. Spingiti. Soglia aerobica. E. E. Controllo. Libero di scegliere se rimanere su o andare giù. E 90 secondi. E. E. Un minuto, amici. Ci siete? Ehi! Hey! Lavoro in soglia. Con l'aerobica. Sì. Secondi, il respiro mi basta. Yeah. Il resto
e testa. Mantieni la postura. Mantieni la postura dinamica. Yeah. Entro, libero. Com'è? Tutto ok? Torniamo sul nostro pontile. Ne abbiamo ancora due. Ok? Attenzione. Non farlo scendere troppo. Quarto intervallo. Allora, questa volta ritorniamo seduti inizialmente, poi quando volete andate su in running mountain e la gestite tutto il tempo, ok? Running di montagna. Il running di montagna deve avere una certa spinta in modo tale che riesco a stabilizzare questa fascia qua e incomincio a lavorare, no? Equilibrato, aerobico, però con la sensazione di avere una resistenza che mi blocca qua e mi fa andare su, no? Come un soldatino. Ok? Ci proviamo? Incominciamo a mettere resistenza in modo tale da già da sentire questa parte qua in attivazione. Ok? I gabbiani si stanno trasformando in corvi. Oh. Allora, come stanno tutti i vostri cani? Sono con voi? La stanno vivendo insieme a voi? Bene, allora avete il loro benestare. Gatti non ce ne sono? Niente? Niente gatti oggi? Vabbè. Siamo pronti a ripartire? Allora, prendiamo ispirazione questa volta sempre da loro, anzi da lui. Stringo. E stringo. E all'orizzonte. Metti resistenza. Quarto intervallo. Libero di scegliere come farlo. Stringi. E allora, libera tecnica. Se ti va, ti metti in running e te la porti avanti per 4 minuti e mezzo. Libero di scegliere quando andare a sedere per controllare meglio la tecnica. Sì. Fonditi nella musica. Sì, mi raccomando, morbida, spalle, collo, polsi, gomiti. Sì. Resistenza nelle gambe. Attivazione. Sì. Vai. Ci siete? Spingiti su quella soglia. Sì. Arrivo a un certo punto che non devo più ricercare, devo digestire. 3 minuti e mezzo. Sì. Sì, ricercala. Destra e sinistra, armonia. Ricercala. Una sfida tra destra e sinistra. In mezzo c'è l'equilibrio aerobico.
via. 3 minuti. Sì. Ma che bello. Sì, non ti si chiede tanto. Raggiungilo e poi mantienilo. Running, mi raccomando, morbido. Sì. Sì. Sì, sì. Come uno stanbecco. Sali la tua montagna. Sali la tua montagna. Sì, è free. Sì. Vai, 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 vai. La giusta spinta. Quella che ti fa rimanere aerobico. Sì. Ultima. Sì. Sì. Dai, 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 dai. Fino su. Come va? Sali là, scala là. Sì. È aerobica. Non mi fermo. Sono testa. Controllo. Morbida le schiene. Non tensioni sul collo. Yeah. Scalala. Con intelligenza. Libero di scegliere come farlo. Hey. Hey. Minuto, amici. Sì. 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 40. Sì. 30 secondi. Dai che ci siamo. Sì. Sì. Là. Non superare la soglia. A un certo punto devi gestirla. Gestiscila. Beh, ci siamo. Sedo. Libera. Allora, ritorniamo sul nostro pontile della nostra nave vacanziera. Ultimo. Ci siete? Fate sentire un gesto di energia, di presenza. Ok, grazie. Allora, è l'ultima. In quest'ultima dobbiamo generare energia circolare, cinetica, capito? Eh? Allora, non sbacchiamoci troppo, che io mi lascio andare, poi mi sbacco e non do un buon esempio. Stringi, 65% non significa sbacco, baguette sotto l'ascella e via con la graziella, no, 65% significa pronti a ripartire e non è facile ottenerlo da seduti, più facile se vuoi fare qualche saltellino e rimanere lì, eh? Ultimo, l'ultima la generiamo in maniera cinetica, ok? E no, sempre liberi di scegliere, eh? Sempre liberi di prendere la melodia e portarla con voi fino a un certo punto, poi gestire, ok? E poi
lasciamo in differita ai differiti questa lezione, eh? Senza voi della live sarebbe difficile lasciarne una differita così energica. Grazie, dai, che ci siete. Ok? Grazie. Intervallo. Ultima. Allora, deve essere energia che gira. Ok? Ti lasci andare nel vento e vai avanti. Ok? Ok, allora, estate, va bene? Lo metto qua, così la giro meglio. Stringi. Allora, libero di scegliere come portarla a termine. Energia, ok? Energia che gira. Ok? Metti nelle gambe questa resistenza. Standing in free mountain fino alla fine, ok? Ok, libero di scegliere. Pronto. E... siete? Un po' di resistenza. Tra poco si parte. L'hai messa nelle gambe? Allora devi prendere l'energia della musica e trasformarla in energia cinetica. È possibile. È possibile che avvenga. Ci proviamo? 3, 2, 1, su! Gira! Ti porti in soglia aerobica e poi la gestisci, ok? Aperto, petto aperto. Lì. Si comincia a diventare una danza, danza barra sfida tra emisfero destro ed emisfero sinistro. Rendi armonico e energico questo momento. Lì. Sì. Ultima, 3 minuti e 20. Sì. Falla girare. Falla girare. Segui il vento. Libero di scegliere. Sì. Sì. Fino alla fine. Sì. Ci siete? E non lezione di scarico, no, oggi? Hey! Sì, boom. Sì. Sì. Segui il tuo vento. Hey! Porti in soglia aerobica e la gestisci, la vivi, libero di scegliere se rimanere su o andare a sedere un attimo, libero di scegliere la tua tecnica. Free aerobic mountain. E 2 minuti, ce l'hai. Petto aperto, schiena aperta, scarica dalla schiena, dalle spalle. Sì, potenza nelle gambe. Energia che gira. Hey. Hey. 90 secondi. E la lasciamo ai differiti con tanto affetto. Hey. Minuto. Fasce addominali contratte. Sì, su. In mezzo. Energia che gira. In un punto fermo. Sì.
Grande! Sì, doppiatisti! Avanti! 30 secondi! Rientra, libera. Resetto, ok? Ancora due minutini. Mi metto lì al 65%, va bene? Ancora un pizzico di impegno. Dai, poi ci sbacchiamo insieme. Sì. Riporta lì il cuore, non sbaccarti ancora. Sì, no, perché il guadagno del nostro intervallo è qua. Non è nell'intensità, ma è qua. Nella capacità di riportare giù il cuore. Pronto ad ammettere altri pezzi infiniti, ma è una lezione aerobica. Sì. Bene, bene. Grande. Wow. Sì. Vai. Sì. Sai che ci siamo. Pronto a liberare totalmente. Avete fatta la pozza? Ok, questa possiamo farla anche due volte, una volta dietro l'altra, che così bruciamo meglio, no? Libera, ci sbacchiamo. Leggeri. Allora, se ti va, tieni un ritmo. Se non ti va più di seguire un ritmo, lo lasci andare, vai avanti come meglio credi. Libero di scegliere, ok? C'è ancora un ritmo cadenzato di pianura, se lo vuoi seguire. Lo senti? Togliti completamente la resistenza e fai scendere il cuore dove vuole lui. Resta solo il movimento, resta un respiro pieno. Bene, allora io non lo so, devo chiedere ai doppiettisti, ma mi sa che la seconda è andata meglio. Non lo so, non voglio, perché dopo dico così e allora spingo le persone a dire sì, la seconda. Non lo so. Io ho il mio mentore, me lo ascolto sempre, aspetto la sua risposta. Bene. Grazie. Bel gruppetto, eh? Nord, sud, ovest, est.
neanche centro. Allora, lasciamo che questa bolla resti inesplosa dietro di noi. È una bolla di energia rinchiusa in una passione. Wow. Sì, lasciamola lì dietro a noi e ci guarda alle nostre spalle. Come va? Siamo ripresi? Ok, comincio a fermare le gambe. Rallentare fino a fermarti, comincio a prendere aria, prendo aria, allungati verso l'alto, inspiro, prendi ancora aria. Ancora vai. Prendi aria. Inspiro. E giù. Il riepilogo del nostro lavoro. Prendi ancora aria. Inspiro giù. Ok, in rotazione con le spalle. Due. Tre. Cambio. Uno. Due. Tre. Allunga una gamba, la gamba sinistra, il braccio lungo la gamba, la gamba opposta va in alto, porto il capo nella parte della gamba alzata. Su, cambio. Ok, torno centrale, mani sul manubrio, piedi. La gamba che sta dietro va a sedersi sul tallone. Lungo il polpaccio, nello stesso momento retroverso il bacino, il collo e la schiena vanno in linea e la colonna vertebrale. Ok, cambio. Ok,
siedo, scendo dalla mia bici. Però il collo del piede, porto il tallone a toccare il gluteo se riesco, gambe chiuse, cambio gamba. Ok, allargo leggermente le gambe, prendo aria, mi allungo verso l'alto, spiro giù, chiudo le gambe, ultima presa d'aria. E grazie.